Buongiorno e benvenuti su Metro Napoli Web TV. La provincia di Napoli ha assunto la presidenza dell'Associazione Nazionale degli Enti Locali che si occupa di sostegno a distanza, l'ELSAD. Per questo motivo ha deciso attraverso Metro Napoli Web TV di intraprendere un percorso di valorizzazione delle associazioni che si occupano di questa attività sul territorio della provincia. Abbiamo oggi qui con noi Anna Torre, che è la presidente dell'associazione Ariete Onlus, un'associazione autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'adozione internazionale, ma che però svolge anche attività sia di cooperazione internazionale che di sostegno a distanza. È un'associazione che ha sede a Napoli, la sede principale qui a Napoli dal 1993. Quali sono, Presidente Torre, le attività nelle quali questa associazione si produce sul territorio? Allora, come diceva lei, noi abbiamo questa autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per operare le adozioni internazionali, ma le adozioni internazionali sono regolate da una convenzione dell'AIA che prevede, in maniera residuale l'adozione, cioè nel senso che in ultima battuta si arriva ad adottare un bambino, ma prima devi utilizzare una serie di sostegni affinché il bambino possa rimanere nel suo paese. Per questo abbiamo sviluppato nell'arco di questi 20 anni una capacità di cooperazione internazionale e di sostegno a distanza di minori. Negli ultimi anni però abbiamo trasformato quello che è il sostegno a distanza del singolo minore in sostegni alla collettività. Mi spiego, non sosteniamo il singolo minore, ma diversi minori che vanno a scuola, per esempio in Nepal, quindi una scolaresca. In un altro paese come la Cambogia, noi sosteniamo 150 bambini per assisterli a mangiare, cioè li mettiamo in condizione di avere un pasto al giorno e quindi altre assistenze. Cosiddetto ristorante di strada, si chiama Sì, noi così. lo chiamiamo ristorante di strada perché raccoglie effettivamente i bambini di strada, cioè bambini che, ahimè, vanno a raccogliere spazzatura, ferro e quant'altro, quindi una situazione molto particolare. E per questo arrivano anche in maniera fatiscente, quindi a volte hanno problemi con i denti e li curiamo anche, a volte hanno bisogno di essere semplicemente lavati, insomma, tutta una serie di cose. Quindi noi pensiamo a sostenere tutti questi e non un singolo bambino, così come in Ucraina che abbiamo chiuso l'accordo con due comuni, quindi con l'istituzione locale, di assistenza alle famiglie disagiate. Quindi non assistiamo il singolo minore, ripeto, ma la famiglia e insieme all'istituzione locale, quindi la collettività tutta, in maniera da mettere in condizione tutti di crescere in egual misura e di non vivere soltanto di un assistenzialismo che ti viene da un contributo, ma che vada un po' oltre, quindi che guardi un po' più a 360 gradi. Questo per quanto riguarda il sostegno a distanza, invece le attività di cooperazione internazionale come si svolgono? Con veri e propri progetti che ci vengono anche finanziati dalla Commissione per l'adozione internazionale, che proprio alla formazione, sempre per esempio in Cambogia, noi abbiamo aiutato, quindi in un progetto di formazione degli operatori locali, proprio perché loro non hanno la struttura dei servizi sociali. Quindi abbiamo spiegato loro, così come funzioniamo noi in Italia con i servizi sociali, che poi hanno il compito di monitorare e di controllare il territorio. Quindi li abbiamo proprio sostenuti e aiutati a formarsi. Uno di questi progetti è stato sostenuto anche dall'attrice Patrizia Pellegrino. Sicuramente, sì. E Come si è svolto? si è svolto perché in un istituto che erano presenti diverse ragazze in una fascia di età molto particolare, In superato lo stato Cambogia, parliamo dove in Cambogia, il fenomeno del turismo sessuale è sessuale, bravo, abbastanza diffuso. diffusissimo, e quindi diciamo che è guardato da tutte le organizzazioni internazionali e aiutato. E quindi in questo istituto una ragazzina superata una certa soglia di età dovrebbe uscire da questo istituto, ma che cosa va a fare? E allora noi abbiamo pensato insieme all'attrice di creare all'interno di questo istituto un centro artistico dove possono imparare a cantare, a suonare, a danzare, per poter questo gruppo poi di ragazze che si è formato organizzare una sorta di, come dire, di balletto da poter poi portare nei vari hotel per i Villaggi, dei turisti, nei resort. viaggi, delle cose, in maniera che queste ragazze potessero domani uscite da lì dentro sulla loro cultura Khmer,
poter poi ballare, danzare, cantare e quindi vivere, guadagnare di questa loro attività E non e fare non altri fare tipi di altre attività. cose. Ho capito. Questo per quanto riguarda le attività di carattere internazionale, ma anche qui a Napoli l'associazione Ariete si occupa di un importante progetto. Sicuramente, dopo 20 anni di esperienza internazionale, ci siamo un po' guardati dentro casa e ci siamo resi conto che negli ultimi anni anche qui la situazione era alquanto critica, per cui dal 2007 noi sui quartieri spagnoli abbiamo in gestione una casa confiscata, un bene confiscato alla camorra e lì aiutiamo i bambini in un'attività pomeridiana di scolarizzazione. Ma il progetto via via è cresciuto perché assistiamo anche le famiglie, quindi nell'assistenza alla genitorialità e quindi alle problematiche che la famiglia incontra. E abbiamo avuto questa ambizione di mettere in rete la scuola del quartiere, la parrocchia del quartiere e quindi ognuno per le proprie specifiche competenze si spende affinché il quartiere possa avere una sorta di rinascita. Quindi diciamo che siamo impegnati su questo anche. Bene, chi volesse vedere questo come ultima cosa, le attività che avete svolto e che svolgete, come deve fare? Può andare sul nostro sito www.ariete.org, associazioneariete.org, e lì potrà vedere sia a livello internazionale che nazionale i nostri 20 anni di esperienza e quello che cosa abbiamo fatto. Bene, ad maiora, salutiamo la Presidente Anna Torre e alla prossima. Grazie.